Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Vicenda della Russia che avrebbe dato i soldi ad alcuni partiti occidentali e li avrebbe dati con uno scopo preciso, quello di manipolare le nostre democrazie. Lucaselli, è una brutta storia. È una brutta storia che va verificata, però va accertata, bisogna capire se sono soltanto delle voci o se c'è poi della sostanza alla base. Io credo che insomma fatti come questi debbano essere sicuramente indubbiamente verificati, ma lo devono essere nel concreto. È preoccupante che tutto questo arrivi negli ultimi 10 giorni di campagna elettorale perché nel senso che può essere inquinante. Sembra un po' il tentativo di voler inquinare la campagna elettorale distogliendo dai veri temi che dovrebbero occupare gli italiani in questo momento. Alessio, cos'è che aveva scritto Crosetto, che ricordiamolo, insomma, è tra i fondatori di Fratelli d'Italia. Tra i fondatori di Fratelli d'Italia, non è né candidato né fa parte insomma del partito della Meloni in quel senso, però ha parlato di alto tradimento, ecco qui state Sarebbe. Vedendo il tweet, sì. Poi il tweet è stato rimosso e ha detto lo stesso Crosetto, ripresentato in modo, parole sue, più garantista, però conferma il fatto che un tema, e un tema politico, c'è con questa inchiesta che è stata svelata dall'intelligence americana. Allora, chiedo aiuto anche a Furfano, no, secondo me ci sono due elementi. Elemento numero uno, se l'intelligence americana ha ragione e anche l'Italia fosse coinvolta in questo tentativo di influenzare le democrazie occidentali e quindi ci fosse qualche partito che ha preso dei soldi e Mosca ha dato questi soldi per influenzare quel partito, secondo me è molto importante saperlo e bisogna fare assolutamente chiarezza. Però c'è anche l'altra parte, cioè perché questa notizia arriva adesso e se invece non c'è nulla di sostanzioso, nulla di reale, il rischio è che l'inquinamento arrivi adesso. Ma l'inquinamento di chi? In fondo non hanno accusato nessuno, c'è un elemento, un'informazione in cui si dice che dei partiti vorrebbero aver preso dei soldi. Chi non ha niente da temere non ha appunto niente da temere perché non ha paura della verità. Io rispondo esattamente al contrario, viva Iddio, anche se arrivassero un minuto prima del giorno delle elezioni, perché gli italiani e le italiane hanno il diritto di sapere se c'è un regime che finanzia dei partiti, non intanto per il finanziamento in sé, ma significa che quei partiti sono ricattabili da una potenza straniera che in questo caso non è democratica. E per questo non farebbero gli interessi degli italiani, ma di un regime non democratico. Sarebbe una cosa gravissima che gli italiani hanno il diritto di sapere. Però bisogna avere la certezza, no? Non si possono lanciare delle accuse che, se fondate, sono indubbiamente importantissime e che devono essere conosciute, ma non si può lanciare una notizia come questa senza avere poi una base di fondamento. Però facciamo il contrario. Dire, hanno detto anche che Fratelli d'Italia, no? Ha preso, ho letto, avrebbe teoricamente... Sì, un ex ambasciatore, Oggi intervistato questa mattina. Repubblica, però è già partita la querela. Diceva questa mattina, e siccome noi abbiamo la certezza che non è così, okay. Capisci? Che infatti, nel momento in cui si lanciano delle accuse ma non c'è la prova, però, e lo si fa una settimana prima delle elezioni, però, non è diciamo a garanzia di nessuno. Sì, però non mischiamo i piani. La persona che ha detto quella cosa lo querelerete, immagino, se non è vera. Certo. Altra cosa, sono elementi stiamo per il quale... Stiamo parlando di un ex ambasciatore americano alla NATO. Per il quale se l'intelligence USA ha delle informazioni che riguardano l'Italia, noi, Partito Democratico, la destra, con Fratelli d'Italia, ha il dovere di chiedere che quelle informazioni vengano messe nero su bianco e di sapere la verità. Perché quella verità serve agli italiani e agli italiani. Altrimenti c'è sempre il giochino che c'è un complotto di qualcun altro. Io voglio sapere la verità e penso che gli italiani e gli italiani poi saranno a discernere tra ciò cos'è il garantismo, tra cos'è il complottismo e la verità. Sono perfettamente in grado di capire. Non si insinua il dubbio se non si hanno le prove. Ma se non avete fatto niente, non avete niente da temere. No, ma non parlo solo di Fratelli d'Italia, parlo in genere. Allora, se si insinua il dubbio, bisogna provarlo immediatamente. Ma il dubbio nei confronti di chi, però, mi scusi? Se si insinua il dubbio che ci sono partiti in Italia che hanno preso finanziamenti dalla Russia infatti, che possono e noi chiediamo, essere dite la verità, perché ci non abbiamo le prove, non facciamo si può insinuare il dubbio a una settimana ma facciamo dalla al contrario, elettorale. Tiriamo fuori allora, l'orgoglio. Allora, i tempi in cui si può accertare. Ma tiriamo fuori l'orgoglio vicenda. Di partiti che non hanno niente da temere di fronte alla verità e diciamo, noi non abbiamo niente da temere, sono illazioni, diteci quali sono queste informazioni, le andiamo a vedere sì, e domattina sarà finita. Guarda che il ragionamento è al contrario, è l'origine che è sbagliata. Se io non ho la certezza di un fatto, male non fa sui paura giornali. Non avere. No, ma non è questione di vabbè, avere paura, chiaro, ma non chiaro, paura di niente. Allora. È chiaro quello che dite, vi assicuro, però... è molto chiaro quello che dice Furfaro e quello che dice la Lucaselli. Vorrei solo dare a casa l'informazione aggiuntiva di quello che sappiamo al momento, perché poi io credo che una notizia come questa davvero vada trattata con estrema cautela e con grandissima chiarezza da parte di tutti.
Arriva questa informazione che arriva dai servizi americani. Cosa ne sappiamo noi? Quanto ne sappiamo? Il Copasir o Copasir, io non so mai come si dice. Come si dice? Copasir o Copasir? Copasir. Voi come lo chiamate? Copasir. Il Copasir. Copasir perché state copiando da Orsinger. No, no, a parte che ha sempre ragione in termini di pronuncia. Allora, il Copasir... Io sono stata istruita da Urso. Il Copasir e il presidente del Copasir e Urso si è espresso nel seguente modo. Ha detto... Al momento i partiti italiani non sembrano coinvolti, che quando io però ho letto al momento ho detto vabbè, ma che vuol dire al momento? Perché hanno magari iniziato da poco. Domani, dopodomani, magari c'è più di un dossier, tant'è che aveva ospite il ministro Di Maio, ministro degli esteri, quindi qualcosina magari può sapere. Io ho chiesto e lui mi ha detto magari ci sono altri dossier. Quindi al momento sembra che i partiti italiani non ci siano. Nel frattempo chi è che viene audito? Gabrielli, l'autorità delegata per la sicurezza, che è colui che ha dato al senatore Urso l'informazione sui partiti italiani, sarà audito dal Copasir venerdì mattina alle 9. Quindi è possibile che venerdì mattina sappiamo qualcosa di più? Sì, credo che al momento del presidente Urso voglia dire proprio questo, cioè rebus sic stantibus, non possiamo dire nulla, e ovviamente sono tutti fatti che vanno verificati e la sede opportuna è esattamente quella del Copasir. E noi ovviamente siamo qua e lo raccontiamo. Perché dico questa è una vicenda che va veramente trattata con grande attenzione? Perché guardate, noi tutti i giorni raccontiamo di aziende che stanno chiudendo, aziende che sono in difficoltà eccezionale, mi verrebbe da dire che risento lo stesso tono che sentivo con la pandemia, solo che durante la pandemia c'era un sentimento di condivisione tale per cui persino la disperazione suonava in un altro modo. Adesso proprio io sento una disperazione nuova, e siccome questa disperazione arriva dal caro bollette, e cioè ha a che vedere con l'energia, e l'energia ha a che vedere anche con la Russia, voi capite che una notizia di questo tipo va trattata con grandissima cautela. Elena, torno.